Ma adesso fermiamoci un attimo a parlare di questa collaborazione tra Raven e Sergio Bonelli Editore, che ha creato questa serie che si chiama Il Confine e si presta benissimo ad essere un'ambientazione per un gioco di ruolo. Andrea ha intervistato gli autori e quindi vai, scopriamolo. Il Confine è un mystery thriller, una serie in volumi della Sergio Bonelli Editore, che racconta la storia della sparizione di un pulmino di una scolaresca che stava andando in gita al confine tra l'Italia e la Francia, che non arriverà mai a destinazione e quindi muove tutta una serie di dinamiche per cui vengono ricercati questi ragazzi, viene cercato l'autista che guidava il pulmino, viene cercato lo stesso pulmino, finché a un mese esatto dalla sparizione la detective Laura Denti, che è stata chiamata da parte dell'Interpol per indagare sul caso, scopre che il pulmino è riapparso in una zona dove non sarebbe dovuto assolutamente essere. Questo incipit narrativo dà vita a una serie pubblicata appunto dalla Sergio Bonelli Editore, che però è nata per essere declinata in diversi ambiti. In lavorazione c'è un romanzo, una serie televisiva, ma soprattutto c'è stato un gioco di ruolo. Un gioco di ruolo che noi volevamo fortemente targato il richiamo di Cthulhu, perché riprende delle atmosfere relative al mondo di Lovecraft, quell'horror lovecraftiano, e soprattutto perché il richiamo del brand di Call of Cthulhu è, insomma, tra i più famosi al mondo nell'ambito del gioco di ruolo. Come siamo arrivati quindi a realizzare poi il gioco di ruolo ve lo faccio raccontare da Giovanni. Sì, è stata un'esperienza incredibile, perché il richiamo di Cthulhu è un gioco talmente famoso che ha talmente tanti giocatori nel mondo, per cui ci siamo affidati a Raven. Perché questa cosa? Perché Il Confine è una storia che si dipana in tanti ambiti, in tante cose che possiamo fare. Ogni lettore che legge il fumetto, noi sappiamo che ci mette un po' qualcosa di suo. Stavolta lo volevamo tirare dentro la pagina. Volevamo che venisse lui non solo a leggere, ma a essere il protagonista del gioco, e abbiamo creato un libro che potesse essere utile per i giocatori, perché non sapevamo se chi legge Il Confine è già un giocatore di ruolo, se qualcuno era interessato al richiamo di Cthulhu come prima espansione italiana del richiamo di Cthulhu conoscesse il fumetto. Quindi abbiamo creato un libro che, per chi viene magari dal fumetto e non ha mai giocato, ha una prima parte con una lunga avventura introduttiva completamente inedita che abbiamo scritto con tutti gli autori del gioco, in cui si scopre il protagonista principale è la sorella dell'autista che è scomparsa insieme ai ragazzi, che cerca qualcosa, ed è ambientato prima del numero uno del fumetto. Questa avventura serve a imparare, è un libro game, un libro gioco con tutte le scelte che si può fare, e giocandola si imparano tutte le regole, se uno è un neofita assoluto. La seconda parte del libro invece sono le regole base complete dell'espansione del richiamo di Cthulhu, che servono a giocare e quindi portare Il Confine direttamente sulla tavola di tutti i nostri lettori giocatori, e siamo felicissimi di questa cosa perché è una prima volta assoluta per noi. Perfetto, grazie mille a Giovanni, grazie mille a Mauro.